Contro la Carrarese domenica l'Adriatico, inizio ore 16, gara secca senza supplementari, avanti con la difesa 4, il sistema di gioco non cambierà, out Frascatore, tornerà Davide Veroli sulla fascia mancina, far di spazio in Zita, deludente con l'Imolese, non che gli altri abbiano fatto meglio, in realtà l'ex Perugia si trova più a suo agio da quinto perché incline alla fase offensiva, molto meno a quella di non possesso, dunque sarà rilanciato Davide Veroli. Neanche un minuto nelle ultime quattro gare contro Lucchese, Grosseto, Pistoiese e Imolese. Finora 19 presenze, di cui 17 da titolare. La prima a Siena lo scorso 23 ottobre. A destra ha scontato il rientro di Zappella con la conseguente esclusione di Cancellotti. Nel cuore della difesa, Drudi e Ingrosso. A metà campo e davanti, gli stessi interpreti delle ultime uscite. Carrarese priva degli infortunati Figoli e Imperiale. Problemi in attacco per Totò Di Natale, fuori da tempo Petrelli, un solo gol proprio all'Adriatico lo scorso 2 febbraio nel match di ritorno terminato 1-1. In dubbio, ma dovrebbe farcela l'ex Nicolò Giannetti davanti nel probabile 4-3-1-2 bramante tra le linee alle spalle di Dumbia, altro ex, e di uno tra Energe e appunto Giannetti. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Luca Berardocco, abruzzese di Montesilvano, cresciuto nel vivaio Beccazzurro al rientro dalla squalifica. In difesa manca un mancino di ruolo per l'infortunio di Imperiale. A sinistra giocherà Semprini, ex Brescia, con Grassini sul versante opposto. Battistella è l'elemento di spicco. 7 gol e cannoniere dei toscani. Il classe 2001 di proprietà dell'Udinese è stato per rendimento il miglior giocatore della squadra di Totò Di Natale. Il prossimo anno vestirà la maglia del Frosinone. Non al meglio l'esperto Pasciuti e l'estone Tunjov. Partita unica, Pescara col vantaggio di 2 risultati su 3. Niente supplementari in caso di superamento del turno mercoledì 4 maggio, sempre all'Adriatico. I biancazzurri affronterebbero ancora in gara secca l'Ancona se il team dorico eliminerà l'Olbia, altrimenti chi la spunterà nella sfida? Gubbio Lucchese.